Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nella serata di lunedì 23 settembre la Polizia di Stato di Venezia è intervenuta in ospedale a Venezia arrestando in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un soggetto molesto. La volante lagunare è intervenuta in quanto era stato segnalato un soggetto molesto in pronto soccorso. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l'uomo di circa 30 anni che, dopo aver fatto accesso al pronto soccorso portato dall'idroambulanza, avrebbe rifiutato le cure, divenendo particolarmente aggressivo nei confronti degli operatori sanitari presenti. La volante intervenuta ha proceduto ad allontanare l'uomo dal pronto soccorso. Durante queste fasi, tuttavia, lo stesso sarebbe stato trovato in possesso di diversi involucri di cocaina, circa 50 grammi. Sono state rinvenute anche diverse carte di credito, poi risultate rubate. E il 20 settembre scorso i carabinieri hanno eseguito un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di due persone straniere sospettate di detenere presso le loro abitazioni sostanze stupefacenti. I due hanno tentato di disfarsi di parte dello stupefacente gettandolo nello scarico del bagno, ma invano, in quanto prontamente bloccati dai militari dell'arma, i quali hanno complessivamente trovato circa 65 grammi di cocaina, circa 230 grammi di hashish, circa 40 grammi di chetamina e 120 grammi di marijuana. Inoltre sono stati trovati alcuni bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento, nonché 29.000 euro ritenuti presumibile provento di attività illecita, tutto sottoposto a sequestro. Dopo la convalida dell'arresto il 21 settembre scorso, uno dei due è stato condannato in sede di giudizio direttissimo a un anno di reclusione, mentre l'altro agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza del 22 novembre. E nella giornata di lunedì 23 settembre, presso la sala parrocchiale di San Nicolo a Porto Gruaro, si è svolto un incontro sul tema delle truffe agli anziani, organizzato dal consiglio parrocchiale e tenuto da personale del locale commissariato di Polizia di Stato. L'incontro, al quale ha partecipato una nutrita rappresentanza della comunità del quartiere, ha consentito agli operatori del commissariato di approfondire l'argomento e sensibilizzare i presenti sui possibili rischi derivanti da tali raggiri. Si è consigliato di non fornire informazioni personali agli sconosciuti e soprattutto di non sentirsi in imbarazzo e rivolgersi sempre alle forze dell'ordine tramite i numeri di emergenza 112 e 113 o presentandosi allo sportello del commissariato di Porto Gruaro anche solo per una segnalazione o per un confronto. E a proposito di truffe, nel territorio del comune di San Donà di Piave è stata segnalata la presenza di persone che si presentano come operatori di Veritas e che girano per le case chiedendo di verificare le bollette dell'acqua o dei rifiuti. Veritas informa che nessun proprio dipendente esegue controlli di questo tipo e con questa modalità e non è autorizzato a entrare in casa se non su precisa richiesta dell'utente. Inoltre, tutti i dipendenti di Veritas sono dotati di un cartellino identificativo che devono esibire su richiesta. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.